Salve a tutti gli andrisi, oggi è venerdì 8 aprile 2016, come possibile vedere dalle immagini che abbiamo registrato qui nei pressi del santuario del Santissimo Salvatore di Andria. La pioggia oggi è abbastanza forte rispetto agli altri giorni, che sono invece stati caratterizzati da un clima abbastanza mite. Oggi un forte temporale si è abbattuto anche sulla nostra città, ma del resto la cosa era quasi prevedibile. Se qualcuno aveva già visto gli avvisi che erano stati diramati in diverse testate giornalistiche, che facevano riferimento anche agli avvisi di alcuni portali specializzati in base agli aggiornamenti meteorologici, era presente, era prevista il passaggio di un ciclone che avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni climatiche. Ma dopo tutto dobbiamo anche ringraziare che avvengano queste precipitazioni, perché altrimenti la nostra terra sarebbe arida e priva di vegetazione, quindi anche priva di vita. È chiaro che di fronte a questo non dobbiamo dimenticare quelli che possono essere i problemi, le problematiche legate a episodi meteorologici, quando le precipitazioni sono molto potenti, molto forti, e che quindi possono comportare problemi, soprattutto nelle ore in cui il traffico veicolare è molto accentuato, e ci sono stati diversi allagamenti. Alcune testate parlano e mostrano le immagini di allagamenti anche nel centro cittadino di Andria, nella zona della stazione, eccetera. E quindi è chiaro che queste problematiche vanno affrontate, vanno analizzate per la loro interezza, e eventualmente andrebbe sicuramente evidenziata la soluzione per evitare che queste possano ripresentarsi a lungo termine. Andiamo a dare un'occhiata a quella che è la rassegna web per quanto concerne il portale videoandria.com, per le ultime notizie che sono state diffuse dal portale. Anzitutto parliamo della comunicazione diramata in queste ore dal comune di Andria, e il divieto di fermata su via Biceglie dall'11 al 15 aprile 2016 per via di un'operazione di potatura degli alberi. C'è poi un evento che si chiama Let's Sing, che si svolgerà sabato 9 aprile, e la prima puntata del talent Canoro verrà anche trasmessa in TV. Andate su videoandria.com per leggere i dettagli di questo evento se vi interessa. E poi c'è una notizia di attualità: mentre in Italia si pensa ancora al petrolio, in Olanda arriva una vera e propria rivoluzione. Pensate, dal 2025, per quanto riguarda la legge del governo olandese, verrà di fatto proibita la vendita di automobili con alimentazione a benzina o a gasolio. Quindi immaginate la differenza sostanziale che invece sta avvenendo in questo periodo, ancora oggi nel 2016, nel governo italiano. Speriamo che chi ci amministra, ma soprattutto gli abitanti delle varie comunità del bel paese, possano avere una sorta di illuminazione da questo punto di vista, possano comprendere che oramai la tecnologia delle rinnovabili in ogni caso è superiore a quella delle fonti fossili, e che quindi andrebbe sfruttata al meglio. A tal proposito ricordiamo la pubblicazione di un video su videoandria.com dell'evento che si è svolto l'altra sera presso Filomondo, che ha visto partecipe il dottor Francesco Bartucci, che è un geologo, che ha spiegato in parole povere quello che è l'impatto ambientale dell'estrazione e dell'utilizzo del petrolio, e dell'importanza invece dell'autoproduzione di energie rinnovabili. Andatevi a guardare il video su videoandria.com, perché è veramente interessante. Poi c'è Regione Puglia, presentata la proposta rifiuti zero da alcuni consiglieri regionali. C'è un'altra notizia che è stata linkata da Video Andria e pubblicata su Globo Channel: fumare durante la gravidanza altera il DNA del feto. Andate a leggere questa importante ricerca diffusa su globochannel.com. Poi c'è il volontariato nella protezione civile italiana, Open Day negli istituti tecnici superiori di Andria. Poi abbiamo un'altra notizia che ha a che fare
con le fonti rinnovabili, energie dalle onde. Pensate, è stata presentata una boa in grado di alimentare di fatto almeno 200 case. In questa maniera si spera che la boa entro fine anno possa essere commercializzata, e in questa maniera vengono sfruttate, viene sfruttata quella che è definita l'energia dal moto ondoso, quindi dalle onde del mare, e in questo caso addirittura risulterebbe più efficiente, perché di fatto il moto ondoso, il movimento, è in pratica sostanzialmente perpetuo. Vi consigliamo di mantenervi aggiornati attraverso videoandre.com. Noi vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Un saluto speciale ai cittadini andrini.